Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Nella casa del Grande Fratello il dibattito torna a concentrarsi sul triangolo amoroso tra Shai La Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Quest'ultimo ha espresso dei dubbi sul legame nato tra Shaila e Javier nei giorni precedenti. Secondo Lorenzo, Shaila avrebbe bisogno di un uomo più passionale, cosa che lui non vede in Javier. Spolverato infatti, si descrive come un uomo focoso, alimentando l'idea di essere molto più adatto a Shaila rispetto al suo rivale. Le opinioni di Lorenzo tuttavia, tendono spesso a essere esagerate, e non perde occasione per valorizzare se stesso screditando gli altri. Shaila dal canto suo, crede che per Lorenzo questa sia una competizione personale con Javier. La ragazza ha dichiarato che un uomo vero tace e risolve i problemi, sottolineando come Lorenzo sia più interessato a fare confronti piuttosto che a risolvere la situazione. Anche se entrambi hanno affermato che tra loro c'è solo amicizia, molti spettatori credono che vi sia qualcosa di più nascosto dietro le loro parole. Durante la puntata vengono mostrate alcune clip in cui Lorenzo attacca Javier, accusandolo di non essere abbastanza passionale. Il pallavolista argentino non prende bene queste critiche e reagisce duramente. Tu non sai nulla, lavati la bocca prima di parlare. Nonostante questo, Lorenzo continua a provocare il coinquilino, alimentando la tensione. Shaila intanto mantiene un atteggiamento ambiguo, che inizia a irritare anche Alfonso Signorini, che le chiede un'opinione chiara sulla situazione con i due uomini. Ma la sua risposta è la solita, ci stiamo conoscendo. A questo punto Signorini perde la pazienza, sottolineando che questa storia va avanti da 20 giorni, guadagnandosi l'applauso del pubblico. Ma per Lorenzo la puntata non si conclude qui. Viene infatti dedicato uno spazio toccante alla sua infanzia difficile, in cui racconta di aver vissuto momenti di grande difficoltà economica insieme alla sua famiglia. Nonostante questo, Lorenzo sottolinea come l'amore non sia mai mancato nella sua casa. Ripercorrendo la sua adolescenza, Spolverato ammette di aver fatto scelte sbagliate, frequentando cattive compagnie e comportandosi male per dimostrare la sua forza. Un giorno però, ha deciso di cambiare vita, una scelta che non ha mai rimpianto. Il momento culminante arriva quando Lorenzo incontra sua madre, Cristina, che entra nella casa per riabbracciarlo. La donna elogia il figlio per il suo percorso, ma gli offre anche un consiglio: non essere permaloso, riflettici 10 volte prima di rispondere a una critica. Il conduttore Signorini esprime il suo apprezzamento per la forza della madre di Lorenzo, che ha cresciuto suo figlio tra mille difficoltà. La donna, visibilmente emozionata, ribadisce l'importanza di lottare senza mai arrendersi. Lorenzo si mostra commosso, mentre confida di voler far vivere sua madre più serenamente d'ora in poi. Cristina, da parte sua, sottolinea la somiglianza caratteriale tra lei e il figlio, e si dice convinta che tra Elena e Shaila, il cuore di Lorenzo sia più vicino a quest'ultima. Che ne pensate di questa edizione del Grande Fratello? Vi sta appassionando? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!